Benvenuti a tutti voi, ci troviamo, li vedete inquadrati, con il professor Maurizio Agamennon e il maestro Maurizio Turiziani. Grazie di essere qui con noi. Padri fondatori dell'Orchestra da Camera di Frosinone, parliamo di un'iniziativa che li riguarda, quella del premio Intelligenze Multiformi nel nostro tempo in memoriam Giuseppe Sinopoli. Allora, parto proprio dal professor Maurizio Agamennone, di che cosa si tratta questo premio? Sì, noi abbiamo individuato nella personalità di Giuseppe Sinopoli una figura di musicista molto versatile, eclettico, una intelligenza multiforme. Giuseppe Sinopoli era laureato in medicina, si occupava di psichiatria, ma stava conducendo anche delle attività importanti in campo archeologico, storico antico, era uno studioso di antichità del Vicino Oriente e dell'Asia centrale. In più aveva anche una sensibilità spiccata per il paesaggio, per gli ambienti di grande pregio ecologico. Una personalità così versatile ci ha spinti a ipotizzare la possibilità di premiare personalità così fatte e quindi abbiamo istituito questo premio che si chiama appunto Intelligenze Multiformi, cioè capaci di fare diverse cose nel nostro tempo. La scelta è caduta quest'anno su una personalità che risponde appieno a questo, la personalità di Uto Ughi, celeberrimo violinista, ma che si è impegnato anche in operazioni particolarmente significative concernenti, per esempio, la tutela dei beni culturali, dei beni architettonici e soprattutto per essere stato abbastanza presente, vivacemente presente nel discorso pubblico sui giornali, negli enti radiotelevisivi, a proposito della funzione, del valore, del senso che la musica può avere nella formazione delle persone, della personalità dei cittadini, ma anche nella cultura generale. Quindi una personalità con un fare molto spiccato, grandissimo violinista, forse uno dei più grandi violinisti del mondo. Uno dei più grandi violinisti del secondo Novecento e del tempo presente, ma nello stesso tempo capace di fare anche tante altre cose importanti sul piano sociale, culturale e così via. Turriziani, la figura di Uto Ughi, un po' anticipata dal professor Agamennone, che persona è, che personaggio è? Dunque, per me era innanzitutto con Uto Ughi io collaboro insieme ai Filarmonici di Roma da oramai 30 anni. C'è ovviamente un rapporto di grande amicizia, ovviamente una collaborazione artistica che mi onora tantissimo, ovviamente, perché Uto appunto è, come ha detto prima Maurizio, è sicuramente uno dei più importanti violinisti del mondo, ma sicuramente è, senza ombra di dubbio, l'erede naturale della grande tradizione violinistica italiana, che fa capo a Tartini, Vivaldi, Viotti, eccetera, e che proprio in Uto, insomma, si consacra ai giorni nostri. Per me è un fatto bellissimo questo di poter organizzare questo concerto, perché nella mia memoria di studente di conservatorio e di appassionato di musica, c'è la memoria che a Frosinone di un concerto straordinario che fece proprio Uto nella cattedrale di Santa Maria nella metà degli anni 70. Ricordo io bambino, andai ad ascoltarlo come tanti di noi, probabilmente c'era anche Maurizio, si andò a sentire questo concerto straordinario. E per me è stato bellissimo, anni dopo, far parte di un gruppo e suonare con lui. Abbiamo fatto tantissime tournée insieme. Per me è un fatto molto importante, appunto, noi tante volte con Maurizio parliamo del fatto che le nostre esperienze professionali ci hanno portato, ovviamente ci portano ad avere collaborazioni importanti in luoghi e posti importanti, e un po' sentiamo il dovere morale, come dire, di portare quelle che sono le nostre esperienze, di riportarle in città e di condividerle, ovviamente, con i nostri concittadini, che è una cosa che credo sia importante. Quindi, da questo punto di vista, per me è importante personalmente riportare Uto Ughi a distanza di 40 anni Qui a qui a Frosinone. Frosinone e riportare la grande musica. Non dimentichiamo ovviamente la collaborazione con Bruno Canino, anche egli grandissimo concertista. Ci sarà l'occasione per sentire veramente uno di quei grandi programmi di musica, quei grandi concerti che si possono ascoltare nelle grandi capitali europee.
Ecco perché proprio Uto Ughi verrà qui a Frosinone, come detto, il 28 di settembre, quindi giovedì della prossima settimana, per tenere un concerto insieme a Bruno Canino. Sì, dunque, la cerimonia del conferimento del premio è articolata su tre fasi, appunto. Poiché il destinatario del premio è, come è stato detto, Uto Ughi, la prima parte sarà dedicata a un concerto che lo vede impegnato con Bruno Canino in un programma estremamente brillante, dalla sonata Il Trillo del Diavolo di Tartini a testi piuttosto esuberanti e acrobatici del tardo Ottocento e del primo Novecento, in cui il violinismo virtuosistico sarà effettivamente pienamente manifesto. Un concerto non lunghissimo, un concerto di 40-50 minuti, che vedrà protagonisti due musicisti appena citati, cui seguirà una breve conversazione con il maestro, che è uno a cui piace parlare con le persone, piace esprimere le proprie opinioni, che sarà preceduto dalla proiezione di un breve filmato tratto dalla programmazione di Rai 3, Prima Pagina, una trasmissione importante, in cui Giuseppe Sinopoli e Uto Ughi ragionano e provano il concerto per violino in re maggiore di Beethoven. E Giuseppe Sinopoli dice delle cose molto interessanti proprio sulla figura di Uto Ughi. Questa conversazione comincerà con 4-5 minuti di questo filmato e poi per 10-15 minuti si protrarrà amichevolmente con il maestro. Seguirà quindi la cerimonia del conferimento. Il conferimento di questo premio nella prima edizione verrà attribuito a lui dal sindaco della città, e in questa maniera credo che facciamo un ottimo lavoro nella prospettiva che è stata appena citata di riportare la grande musica in città, che per noi come orchestra da camera, ma anche individualmente come persone, come musicisti, io faccio soprattutto il musicologo, ma mi ritengo musicista anch'io, come musicisti che hanno avuto la possibilità di girare l'Europa e il mondo, è, rimanendo noi frusinati, quasi un obbligo morale. Riportare la grande musica in città per noi significa anche congiungersi idealmente al magistero, alla grande lezione di Daniele Paris, che è stato un po' il maestro di noi, della nostra generazione, che aveva portato la grande musica in città in maniera trionfale. Il concerto citato prima con Uto Ughi nella Cattedrale di Santa Maria si deve a quella esperienza. Noi pensiamo che sia giusto, come musicisti e come operatori culturali e della musica, riallinearci a quella gloriosa tradizione cercando di avvicinarci il più possibile. La presenza di Uto Ughi e di Bruno Canino con quel programma va in questa direzione: riportare la grande musica in città, così come abbiamo anche cercato di fare più recentemente durante l'estate con il nostro programma Concerti Brevi in piazzetta nel centro storico, in un luogo particolarmente favorevole per la musica, dove i frusinati ci sono stati hanno avuto l'occasione di sentire l'intero corpus dei Capricci di Paganini suonati magistralmente da Enzo Bolognese, ma anche altre cose piuttosto singolari. Per noi la grande musica non è soltanto il grande repertorio della tradizione colta, ma qualsiasi produzione musicale che abbia originalità, creatività e capacità di innovazione, e di questo siamo ben contenti. Siamo consapevoli che tutto faticoso, ci vuole tempo, le risorse non bastano mai, ma questo è il nostro obiettivo. Il concerto di Uto Ughi va pienamente in quella direzione. Però si è aperta una strada e si vede, insomma, che sta raccogliendo buoni risultati. E questo lo si deve all'Orchestra da Camera di Frosinone. Questo è un plauso, insomma, che vi faccio pubblicamente. Turiziani, come ha una amicizia solida con la famiglia Sinopoli e anche con Uto Ughi, che rappresenta quindi questa giornata per lei? Beh, per me sarà un momento straordinario, perché innanzitutto sarò su un palcoscenico senza suonare, quindi questa per me è già una novità. E potrò condividere il palcoscenico con musicisti con i quali collaboro da tantissimi anni e con i quali c'è un rapporto ormai di famiglia. È un importante lavoro che stiamo facendo anche per, ecco, appunto, per sdebitarci, no? Sia anche personalmente nei confronti di musicisti a cui devo tantissimo, che devo tantissimo per la mia formazione musicale e umana. Aver avuto l'opportunità di lavorare tanti anni come professore d'orchestra con Giuseppe Sinopoli è stata un'esperienza che ha arricchito
chi qualunque persona abbia avuto a che fare con lui, perché era un uomo di una straordinaria intelligenza. Ecco, il maestro Cavagnone prima diceva che bisogna riscoprire, insomma, la musica a 360 gradi, anche quella innovativa, però anche personaggi che hanno fatto la storia della musica, però, come nel caso di Sinopoli, spesso cadono un po' nel dimenticatoio. Siamo, come dire, un po' una società che oggi consuma un po' troppo in fretta, no? I propri punti di riferimento. E questo è un peccato. Perché ci sono stati appunto dei musicisti, degli intellettuali a cui noi dobbiamo tantissimo, perché ci hanno aiutato veramente a formarci, ognuno di noi deve qualcosa. Maurizio ha ricordato giustamente Daniele Paris, senza l'esperienza musicale di Daniele Paris e senza la sua volontà di riconsegnare parte di quello che lui ha avuto nella nostra città, io non dico probabilmente, dico certamente, sicuramente lui non avrebbe fatto il professore universitario insegnando musicologia, non avrei fatto il concertista. Non ci sarebbe stato un conservatorio, non ci sarebbe stata l'opportunità per tante persone di lavorare nel mondo della musica, perché poi non dimentichiamo il concertismo, ma ci sono tantissime famiglie che si sono formate, che vivono facendo i professori magari nella scuola media, insegnando musica, insegnando gli strumenti nelle scuole. Quindi c'è una categoria, una generazione di musicisti, che non necessariamente si occupa di produzione musicale, ma si occupa di formazione, che deve questo grazie a quell'impegno intellettuale profuso da Daniele Paris nella nostra città. Quindi noi appunto sentiamo fortissimamente il dovere morale di continuare quell'opera che ha fatto Daniele. Abbiamo parlato della manifestazione, quindi del 28 di settembre, però l'orchestra da camera sarà protagonista il giorno dopo, il giorno successivo, quindi il 29 di settembre, al Bambin Gesù di Roma. Spieghiamo. Sì, questa è anche un'altra occasione molto importante, di cui siamo molto fieri e orgogliosi. Si tratta di allestire la musica nel corso della visita a Castel Sant'Angelo, che circa 200 congressisti di un congresso internazionale di cardiochirurgia infantile promossa dall'ospedale del Bambin Gesù terranno questo congresso in quei giorni a Roma. Si conclude questo congresso con questa visita in uno dei posti più belli della città, a Castel Sant'Angelo, e ci è stato chiesto di allestire la musica di questa visita. Abbiamo preparato 8 brevi episodi musicali della durata di 3-4 minuti, perché nel corso dell'attraversamento dei diversi spazi del castello i congressisti saranno sollecitati da queste micro offerte. Cominciamo con una segnaletica di corni e conchiglie tratti dalle tradizioni orali dei pastori dell'Italia centrale e dei pescatori della Sicilia, poi passiamo alla toccata dall'Orfeo di Monteverdi, quindi alla esecuzione di alcuni valzer di Dragonetti, una sonata per violino e chitarra di Paganini, una serenata di tradizione orale di matrice siciliana con grande zampogna tamburo, quindi 2 suite tratte dalla musica per il cinema di Ennio Morricone, che forse fra le personalità italiane è la più nota è fra le più note nel mondo, anche soprattutto per il suo impegno nel cinema, e poi sulla terrazza di Castel Sant'Angelo, quella da cui nella ricostruzione fantastica operata da Puccini Tosca si butta di sotto suicidandosi dopo aver saputo della morte di Mario, il suo innamorato, su quella stessa terrazza eseguiremo l'aria e lucevan le stelle, che è il canto d'addio di Mario a Tosca, in un contesto in cui, affacciati da quel posto, si vede tutta la città, e immagino che potrà essere molto molto emozionante per medici, chirurghi italiani, ma asiatici, americani, australiani, gente che non è mai stata in città a Roma, che vive queste 2-3 ore nel posto più bello, con forse fra le musiche più emozionanti. Siamo molto contenti di questo, è un segno di grande fiducia, di grande credibilità che noi siamo riusciti a mettere in campo. Speriamo che questi congressisti accorsi a Roma da mezzo mondo siano in grado di apprezzare, ma siamo sicuri che andrà così. Sicuramente sì.
E anche qui c'è un'associazione da fare, mi viene in mente Amodeo, il dottor Amodeo, con cui lei, Maurizio Triziani, ha una profonda amicizia, per cui è stato anche qui in Ciociaria e ovviamente lo ricordiamo perché ha effettuato un'operazione al cuore molto delicata di una quindicenne di Ferentino. Una relazione che nasce quindi tra la musica, tra il Bambin Gesù e ovviamente l'orchestra da camera. Sì, c'è una oramai antica e grande amicizia che mi lega al professor Amodeo, e con il quale appunto abbiamo di fatto stipulato un protocollo d'intesa tra il Bambino Gesù e l'orchestra da camera di Frosinone, cui noi ci impegniamo con dei concerti appunto per beneficenza, per raccogliere fondi per la cardiochirurgia del Bambino Gesù. Beh, l'amicizia con Nino è una parte della mia vita importante, perché, come si dice, insomma, vivendo un po' il mondo del concertismo, fatto di palcoscenici, di luci, di pubblico che ti applaude, di grandi alberghi, aeroporti, no? Queste cose qui. Sentire i racconti di una sala operatoria pediatrica ti rimette con i piedi per terra, e sentire il suo lavoro è, come dire, un bagno di umiltà importante. È importante ascoltare quei racconti proprio del drammi che vivono le famiglie che purtroppo devono affrontare questo tipo di interventi. Per cui, ecco, Nino per me è non solo un amico fraterno, ma per me è una figura di riferimento, che lo vedo veramente come un angelo. Chiudiamo questa trasmissione facendo l'invito a partecipare, perché quello che non abbiamo sottolineato per il concerto di giovedì 28 settembre è tutto l'incasso del concerto poi di Uto Ughi e Bruno Canino, che verrà devoluto in beneficenza ad Amatrice. Sì, è proprio così. Uno scopo anche benefico. Continuiamo ad agire in questa direzione. Noi pensiamo che la musica possa contribuire in maniera modesta, non in maniera particolarmente impegnativa e intensa, al sostegno di situazioni di disagio. È stata prima citata la nostra prossimità a luoghi di cura, ma abbiamo anche agito all'interno di luoghi di detenzione in passato, portando un messaggio di bellezza nei posti dove non si sta per niente bene, dove si soffre, eccetera. In questo senso, come abbiamo già fatto l'anno scorso con un concerto che ha avuto anche buoni riscontri di incasso di pubblico, riteniamo che l'incasso della serata debba essere devoluto al sostegno in forma di solidarietà per le popolazioni afflitte dagli eventi sismici dell'anno scorso nell'Italia centrale. C'è anche un rapporto di vicinanza alla questura di Frosinone, in particolare al questore, di cui conoscete le vicende familiari legate tristemente a questi eventi sismici, e continuiamo in questa collaborazione molto forte, anche che è diventata anche una relazione di stima reciproca, di simpatia reciproca, allestendo insieme proprio con loro come istituzione questo concerto, il cui esito sostanzialmente poi sarà anche la devoluzione di queste risorse alle popolazioni che hanno molto bisogno di solidarietà, di intervento, di sentire vicini gli altri cittadini della Repubblica, anche in relazione al fatto che si sta avvicinando ancora una volta il secondo inverno nelle casette o nelle condizioni di disagio in cui queste popolazioni sono. Maurizio, invitiamo la popolazione a partecipare. Beh, sicuramente, perché ci sono appunto due fattori importantissimi. Il primo, da un punto di vista musicale, appunto facendo noi di professione musicisti, è motivo di grandissimo orgoglio riuscire a portare, per questo voglio ringraziare anche Natascia Chiarlo, che si è spesa tantissimo per rendere possibile questo concerto, portare appunto un concerto così importante, con due solisti così importanti, così famosi, è un motivo grandissimo per poter essere con noi. E poi questa, ovviamente, l'aspetto filantropico, perché comunque tutto quello che il costo del biglietto non verrà investito, come dire, in una operazione di produzione musicale, ma verrà devoluto alla città di Amatrice, quindi
sono due grandi buoni motivi per poter partecipare, per essere presenti e dover partecipare. Bene, siamo giunti al termine di questo spazio. Io ringrazio il professor Maurizio Agamennone, grazie. Grazie a voi. Come ringrazio e saluto anche il maestro Maurizio Turriziani. Grazie. Grazie a voi per l'attenzione e arrivederci.